Il segretario generale della UIL Toscana, Annalisa Nocentini, è intervenuta durante la conferenza programmatica regionale PD nel gruppo di lavoro su ambiente, infrastrutture e difesa del territorio. Centrale per il sindacato la necessità di una spinta sul fronte degli investimenti pubblici, in particolare nel settore trasporti. Per quanto riguarda le infrastrutture è uno dei nodi fondamentali. Non c'è sviluppo se non ci sono le infrastrutture. Le infrastrutture sono utili per il trasporto delle merci, ma soprattutto delle persone. Quindi noi dobbiamo partire necessariamente e oggi abbiamo appreso che ci sono forti investimenti e forte attenzione, ulteriore forte attenzione per questo settore. Direi in maniera diversificata, perché la Toscana è grande, ma soprattutto ha perlomeno tre settori completamente differenti. Il settore centrale, la Toscana centrale, con una delle più grosse densità di popolazione d'Italia, e la Toscana del sud e la Toscana del nord, con delle situazioni completamente differenti. Noi chiediamo e abbiamo chiesto anche oggi in questa sede degli investimenti ulteriori, ma sempre comunque diversificati, con un'attenzione a quelle che sono le richieste, le istanze dei territori. Rivendichiamo con forza che di fronte agli investimenti che ci sono e che ci saranno vi sia uno sviluppo non solo per i cittadini, ma anche per un lavoro stabile e una buona occupazione. Senza le infrastrutture è impossibile pensare a un progetto di sviluppo concreto per tutto quello che riguarda l'agricoltura, ma soprattutto la trasformazione dei prodotti e quindi tutto quello che è l'indotto legato al mondo agricolo, che attualmente, appunto, come dicevo prima, per quanto riguarda le prospettive del lavoro, è una realtà, direi, di eccellenza in Toscana.